La vocazione è una chiamata che viene da Dio, la vocazione è un sentirsi presi, un sentirsi afferrati da qualcosa che ti spinge a donare te stesso. Io sono entrato in seminario, ero ancora piccolo, avevo 11 anni, ma dopo una vita, dirà una breve vita, 11 anni sono pochi, una vita comunque passata in casa e anche al servizio dell'altare. Fin da piccolo mi piaceva, fin da piccolo ero attratto da quelle che erano le funzioni liturgiche, da quelle che erano le figure di questi sacerdoti che avevo vicino a me. A 11 anni ho chiesto appunto a mia madre di poter frequentare il seminario e poter pensare, discernere questa strada che mi portasse alla consacrazione sacerdotale. Alla fine del 97, dopo il quarto anno di teologia, ho deciso di andare ad aiutare nell'arcidiocesi dell'Aquila, si trova a un centinaio di chilometri di Roma. Dopo 11 anni, quindi dal 97 al 2008, passati appunto all'Aquila, Monsignor Mario Oliveri, vescovo di Alvenga ed Imperia, mi ha destinato in questa parrocchia di Dolcedo, dove tuttora, da 2 anni abbondanti, sono parroco. Penso che il ministero del sacerdote dovrebbe essere un ministero di gioia. Se non siamo contenti noi, come facciamo a dire altri, seguiteci? Uno dice, ma se sei disperato tu, non ti vengo certo dietro io, no? Sono ottimista, ottimista perché, non per affrontare le cose della vita, ottimista perché penso che guardare il bicchiere mezzo pieno ci aiuti. Ottimista anche perché, e soprattutto perché è cristiano. Perché sacerdote, ottimista perché, dicevo prima, non mi sento solo, ottimista perché so che la mia vita raggiunto uno scopo di felicità. La vita di ogni uomo è fatta di momenti più felici e momenti più tristi, è fatta di momenti di euforia e momenti di mancanza totale di essa. Sarei insincero se dicessi che nella mia vita non ci sono stati momenti più tristi, momenti più dolorosi, momenti più difficili da affrontare. Però devo anche dire che questi aiutano a vivere, eh. La vita che ho scelto, l'ho scelta perché c'è qualcuno che non mi lascia solo. Anche nelle difficoltà, le più tristi della vita, le più, a volte anche dirompenti, no? Nel nostro cammino, nel nostro quotidiano, ecco, le affronto non da solo. In qualche modo il sacerdote, quando diventa sacerdote, non appartiene più a se stesso, appartiene un po' a tutti. E poi, cioè, è una cosa molto bella, perché qui in Liguria molti non vengono chiamati col don e poi il loro nome, eh? Nelle parrocchie solo don.
se ci fate caso, è perché appunto, come dire, adesso appartieni a noi, no? E per cui ti cambiamo il nome. Non sei più tizio, ma sei... Ecco, la stessa cosa, il vestito indica un'appartenenza. Appartenenza alla chiesa indica un'appartenza anche alla gente. No, ostie, no, per me ostie. Cavallo! Mi serve Cavallo! Sì. Penso che l'abito non faccia il monaco, però lo indica. Allora, ecco, portare la propria veste vuol dire portare, sentirsi appartenere, sentire un'appartenenza. La messa è il centro della nostra giornata e della nostra vita, perché la messa non è soltanto un insieme di parole o riti o gesti, non è quello, è molto di più, è un mistero grande. La messa è l'incontro con Gesù Cristo Dio che si fa ancora carne per noi, nostro cibo, che si offre sulla croce per noi ancora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ecco, se noi veramente comprendessimo fino in fondo il significato, non dico che non lo comprendiamo, ma se noi arrivassimo ad avere fino in fondo la piena conoscenza di quello che facciamo in maniera totale, rimarremo senza parole, no? È qualcosa di grandioso. Ecco che allora non ci si può abbandonare alla routine tutti i giorni, non è, la messa non è routine, la preghiera non è routine, è il resto che gli ruota attorno. Difficoltà se ne trovano soprattutto. Dicevo prima, una certa indifferenza da parte di molti, se ne trovano una dispersione, un paese frazionato. Se uno gira, vede che sono tante piccole frazioni, e come ogni frazione, ognuno ha il suo campanile, no? È beato colui che non ha dubbi, beato colui che riesce a credere nel Signore. Credo in un solo Dio. La comunità ha dei problemi, non è che Dolcetto sia un paese senza problemi, ha i suoi problemi. C'è un problema della gioventù che è buona in sostanza, però anche qui ha le sue problematiche che tutti conosciamo, così come nelle città. C'è il problema del lavoro, anche qui. A volte può capitare che manchi il lavoro come manca da tutte le parti, eh. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Io penso che sia un paese che crescerà se saprà cogliere quelle che sono le occasioni che vengono date dallo scorrere del tempo, potrà essere un paese che si evolverà, si allargherà, un paese che riuscirà a dare sempre anche una buona vita alle persone che qui stanno. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica. Questa comunità è una comunità che ama il proprio pastore, una comunità che cerca di vivere, pur nel suo piccolo gregge, come direbbe il Vangelo, no? Di vivere una vita cristiana, cerca di essere vicina, certo col modo tipico dei Liguri, perché noi qua siamo Liguri.